questo posto, è qualcosa di più, è qualcosa che attrae, è qualcosa che mi chiama veramente. Sei senza microfono, intanto parli con Gerardo, poi... Grazie, buonasera a tutti e grazie anche dell'occasione per poter venire a questa fiera, questo è il secondo anno, l'anno scorso ho aperto i battenti, mi ricordo un fazzoletto, ci serve una persona forte per aprire e cucinare, sono venuto e abbiamo fatto un piatto bellissimo, simile a quello di Dario ma non uguale, ognuno di noi ha proprio i segreti di cucina. Mi presento, mi chiamo Celindo, faccio parte del gruppo del ristorante Celindo. Non è solo un ristorante, è qualcosa di più. È un'azienda che con orti, con allevamenti, con recinti, con bestiame, dove cerchiamo di produrre al massimo delle cose per il nostro bisogno. La storia della nostra azienda inizia nel 1962. Il nonno Celindo, di cui porto nome, e la nonna Tiglia avevano iniziato proprio così a fare una cucina casalinga per dar da mangiare a geometri che stavano disegnando il dandolo, non so se avete presente la zona, per andare a Bagnago senza alberi, con strade parallele una contro l'altra, e in contemporanea la costruzione della caserma. E la nonna, che era un po' quella col sale in famiglia, ha detto: perché Celindo non proviamo a fare una cucina? Mio nonno aveva imparato a portare i piatti dal prete, dal sacrestano, Don Pancino, perciò un po' di domestichezza col vino, col piatto, e lei era una brava cuoca, hanno incominciato a provare. Sono passati circa 60 anni e siamo tre generazioni che continuiamo a lavorare dentro in questa azienda, l'azienda nel frattempo si è ingrandita e ci sono già gli elementi della quarta generazione. Oggi sono entrato in cucina e c'era la figlia di mia cucina che dava una mano a sua mamma a pelare le patate per fare cucinare, perciò c'è il gene della quarta generazione ed è una cosa molto carina questa. E oggi, proprio per l'appunto, con un Tiziano che è il primo cuoco del ristorante Celindo, presentiamo un piatto che richiama un po' la primavera ed è un cestino di frigo con gli occhi di erbe, di slupit. Tutto questo per poi, ve lo spiegherà poi il Tiziano con due passaggi, e basta. Il piatto che noi presentiamo lo abbiniamo un pinot grigio dell'azienda Imagredi di Michelangelo Tombacco, un vino molto particolare, molto aromatico, che proprio chi ha provato a assaggiarlo proprio si riconosce nella terra dei Magredi. L'abbinamento, il cestino di fritto con il pinot grigio, secondo me è una cosa carina. Tiziano, che è il cuoco che adesso prenderà il mio posto, è sicuramente uno dei migliori cuochi che ho conosciuto, è il mio cugino, tutti i giorni lo mangio da lui, mangio sempre bene, e da qualche anno è diventato anche un showman, e ultimamente il ristorante Celindo ha avuto la fortuna di partecipare al Festival del Baccalà e ad altre massegne gastronomiche, e Tiziano devo dire che è veramente un disinvolto, molto più di me, molto più di altre persone. I cuochi ormai stanno diventando i protagonisti, non solo quando cucinano ma anche quando presentano. Prima vedremo sia Scarello che Dario Abra, che è un amico, che anche loro si sono disinvolti bene. Eccolo, tutto microfonato, vi presento a voi Tiziano Trevisanuto. Buonasera a tutti. Bene Tiziano, buonasera a te, e se vuoi partire così ci racconti di questo piatto. Allora, il signore che mi ha preceduto era Dario Martina. Oggi sembra sia la serata dei gnocchi. Avevamo i gnocchi di mais, la balotta di Causetto. Ma c'è chi non li ha mangiati. Quindi... C'è chi non li ha mangiati e vuol dire che assaggeranno i nostri. E il piatto che presenteremo, che presenterò questa sera, e abbiamo voluto presentare questa manifestazione del buon cibo, del buon mangiare, e diciamo che rappresenta la primavera delle proprie. Ieri è stato il primo giorno di primavera, il 21 di marzo, e non potevamo presentarci che con dei gnocchi di erbe spontanee, gnocchi di erbe spontanee padellati con del burro di montagna e adagiate, fatte accomodare su un cestino di formaggio croccante, del Greco.
erbe che in questo momento stanno veramente crescendo bisognose dalle nostre parti, soprattutto nella zona dei magrebi. Per dire la verità, c'è stato un inverno non rigido, c'è stato un inverno mite che ha facilitato la crescita abbastanza rigogliosa e spontanea di queste erbe qua. Quindi, giusto per farvi un esempio, abbiamo sulla mia sinistra un cesto assortito di erbe, dove è riempito per la maggior parte dal moscovite in friulano, ovvero il sirene. Poi abbiamo il lupolo selvatico, ovvero il bruscandolo, e poi c'è un mazzetto che si stava quasi nascondendo, che è il fungitopo, il germoglio del fungitopo. Poi ce ne sono tante altre, ma una cosa che mi sento di dirvi quando andate a erbe, almeno a me succede così, quando vado a erbe e a funghi mi faccio prendere un po' dall'entusiasmo e bisogna stare attenti, perché a volte si rischia di andare a raccogliere dei funghi che non si conoscono bene, oppure delle erbe delle quali non si conosce esattamente la specie. E siccome i mal di pancia sono sempre in agguato, è sempre meglio andare a raccogliere i funghi che si conoscono e le erbe che si conoscono, o perlomeno farle analizzare da uno che se ne intende. Altra cosa importante, quando andate a raccogliere le erbe nei campi, cercate di evitare le zone trafficate, andate dentro 100-200 metri dopo la strada, in modo tale che siete sicuri che l'inquinamento arriva appena appena. Portate a casa le vostre erbe. Allora, questi gnocchi che adesso andiamo a fare, li abbiamo fatti principalmente con lo sclopito e con i bruscandoli. Quando facciamo i gnocchi di erbe, cerchiamo di usare più di qualche erba spontanea, perché ogni erba dà uno slancio, dà un gusto, dà un sapore, dà una sua personalità. E soprattutto lavatele bene, fate 2-3 giri di acqua corrente in modo da togliere tutte le impurità, gli ospiti indesiderati. E li cucinate, li fate bollire. Io ho bisogno di un bel usate nella piccola pausa. Comunque, stavamo dicendo, le erbe vanno cucinate in acqua salata, sbollettate in acqua salata. Io volevo vedere che cosa su questa parte qua. Io ho messo a prego, non so se posso dire o no. Faccio un attimo. Portiamolo su a pulire. Andiamo a scambiare la manetta, invece scusami, è il burro, ora l'aria un pochettino. Ecco, no. Scusatemi la piccola digressione. Dunque, le vostre erbe le dovete fare sbollentare in acqua salata e non vanno cucinate tanto, perché soprattutto dopo averle cucinate le dovete raffreddare subito in acqua ghiacciata, perché il colore che abbiamo nell'erba lo dovete trasferire nel piatto, perché siamo sicuri che il piatto è buono, ma deve essere soprattutto bello da vedere. Questa è una cosa molto importante. Quindi abbiamo preso le nostre erbe, adesso aspettiamo solo un attimo che bolla l'acqua, prendiamo le nostre erbe, le cuciniamo nell'acqua salata, le raffreddiamo immediatamente e poi, altra cosa importante, strizzarle più che possiamo, per eliminare più che possiamo l'acqua. Più acqua togliamo e meno farina andiamo ad aggiungere dopo nella nostra erba, perché abbiamo un desiderio di fare un prodotto che sappia il più possibile da erba spontanea, perché sappiamo che la farina va un po' a togliere quello che è il sapore dell'erba. Ci aggiungiamo un po' di ricotta vaccina di travesio nell'impasto che andiamo a fare, padelliamo con il nostro burro, in cui ci abbiamo messo una foglia di salvia e una foglia di timo, e poi andiamo a grattugiarci un po' di ricotta affumicata di Pralis. Ho nominato questi paesi, spero che tutti li conosciate. Sono paesi della Pedemontana Pordenonese, Travesio, Pralis, Meduno, e dove ci sono dei prodotti e dei produttori veramente eccellenti, che producono seguendo
e condividendo quello che è il nostro, la nostra filosofia di produzione, ossia produrre materie prime, rispettando quelli che sono i ritmi di madre natura. Quindi se devo appunto coltivare un ortaggio, devo fare in modo di non andare a forzare la crescita e lo sviluppo della pianta. E la stessa cosa vale per l'animale di bassa corte, per il pollo, per la gallina, piuttosto che per il maiale. Non andiamo a forzare la crescita di questi animali, lasciamo che crescano secondo i ritmi di madre natura. Eccoci qua. Allora, la nostra acqua sta bollendo, quindi prendiamo il nostro slow pit, che è già stato curato dai tronchetti alla base. Sì, lo slow pit, detto anche altri nomi, come slow pit. E lo slow pit abbiamo i bruscandoli, il lupo selvatico. Sì, non ce lo chiedo, slow pit, solo per non dire, ma altri nomi lo slow pit. E lo slow pit, altri nomi, lo slow pit, poi qualcuno lo chiama il griso, okay. Per esempio. No. Basta che ci spostiamo di qualche chilometro o a sud o a nord di Pordenone, se andiamo a nord lo troviamo sotto il nome di slow pit, se andiamo qua nella bassa pordenonese, il griso. Se andiamo nel Trevisano, qualcuno lo chiama Sopetin, e comunque rimane Silene. Comunque rimane Silene Vulgaris, insomma. Allora, io prendo la schiuma rola, qua qualcuno me l'ha presa, non so come l'ha presa, la schiuma ruletta. Il mestro? Sì, la schiuma rola che qualcuno ha preso, è lindo forse. Sì, no? È così. Adesso te lo porto. Grazie mille. Eccoci qua. Allora, correggiamo velocemente il nostro griso, lo slopetto, insomma. Oltre alla preparazione di questi gnocchi, è un'erba che si presta a moltissimi usi, a moltissime preparazioni, dai gnocchi alle vellutate di erbe, agli antipastini e anche dei secondi di carne. Eccoci qua. Dicevo che bisogna sbollentare il tempo necessario per fargli perdere un pochettino la fibra, ma poi bisogna subito andare a intervenire bloccando la cottura e affissando tutto il colore. Eccoci qua. Poi con l'aiuto della nostra schiumarola acqua ghiacciata, eccoci qua, e qualcuno sa che porti, eccoci qua, una volta che noi abbiamo sbollentato il nostro slow pit, dentro, così i ragazzi compongono subito il gnocco. Se fai cortesia, grazie. E tanto che aspettiamo che i ragazzi facciano il gnocco, eccoci qua. Allora, abbiamo due possibilità di fare gnocchi. Possiamo usare una tasca da pasticcere, regolando lo spessore per l'uscita del gnocco, per esempio così. Eccoci qua. Prendiamo la nostra coltello, andiamo qua. Prendiamo la nostra tasca da pasticcere.
e sull'acqua cominciamo a dare dei taglietti facendo uscire la nostra proposta gnocchi. I piccoli gnocchi, diciamo. Facciamo dei piccoli gnocchi. Però volevo farvi vedere una cosa, che se volete, dipende da quanti commensali avete a casa. Se avete un numero di commensali un po' consistente, conviene farli con la tasca da pasticcere. Altrimenti, e io preferisco, si prendono due cucchiai e si fanno dei gnocchi al cucchiaio. Si prendono e si modellano. Questo mi pare meglio. Sì. E si modellano facendo quelli che i francesi chiamano la cannelle, d'accordo? E si prende e si adatta su nell'acqua. Eccoci qua. Si prende il nostro gnocco al cucchiaio. Naturalmente in questo impasto ci abbiamo aggiunto la ricotta fresca, un paio di rossi d'uovo nella farina e naturalmente da ultima, ma non da ultima, le erbe. Ecco, l'acqua scolle bene, continuiamo a fare quattro gnocchi, sempre con le luci dei cucchiai, e fra un attimo con la spumarola li tiriamo su e li raffreddiamo, sempre per quel motivo che dicevo prima, che bisogna andare a raffreddare per fissare bene il colore. Facciamo ancora uno, eccoci qua. Ci mancherebbe. Sì. Allora, intanto che Tiziano termina il tuo gioco, perché io vorrei parlare del vino, perché questa sera abbiamo abbiamo la cantina dei Magrebi, vorrei chiamare qui Massimiliano Locca, che ci dirà della cantina dei Magrebi, della gente dei Magrebi, e soprattutto ci dirà anche dell'abbinamento che faremo con questo piatto. Prego. Bene, grazie, intanto ringrazio per l'opportunità data per presentare i nostri prodotti. Allora, noi facciamo parte, come sapete, di un'associazione che racchiude 22 produttori qui del Pordenonese di aziende di vinicole di cui facciamo parte, e la nostra azienda si trova a San Giorgio della Chiudetta, in località Domanis, caratterizzata da terreni molto, molto sciolti, pialoso, sassosi, quindi i nostri vini non hanno delle grandi strutture, però hanno una forte aromaticità. Il vino grigio in presentazione questa sera, proprio per questo fatto forse e soprattutto per un buon equilibrio gustativo, è uno dei 50 top wines of Friuli Venezia Giulia della guida dei vini, quindi poi vi invito magari qualcuno se vuole assaggiarlo dopo, anche domani magari, perché forse abbiamo fuori orario. E per quanto riguarda l'abbinamento, allora diciamo che il vino grigio ha delle caratteristiche abbastanza uniche come prodotto, nel senso che dal punto di vista aromatico esprime dei sentori di, diciamo, frittati sicuramente, ma non sono fondamentali. La nota fondamentale più che altro è il vegetale secco, cioè il pieno, la nota da pieno che si sente abbastanza bene, oltre ad alcune note sfumate di frutta tropicale. Poi ognuno di noi ha una sua sensibilità, io adesso ti dico queste cose, non è che sono legge, ma la nostra sensorialità è diversa a seconda delle persone, non è uguale per tutti, ci sono persone più sensibili su alcuni descrittori ed altri su altri. Per quanto riguarda invece a livello gustativo, diciamo che ha una buona morbidezza, cioè significa che è ricordo e ha anche una buona acidità. La sua peculiarità però, secondo il mio punto di vista, è l'equilibrio gustativo, cioè questo è un vino che ha 12 gradi e mezzo di alcol, quindi non abbiamo grandi elevate gradazioni alcoliche, però questo alcol ben si combina con l'acidità e con i sali minerali che sono discreti, per esempio discrete quantità, e con un finale molto, molto morbido che finisce con una nota di pieno secco. Questo è uno dei più importanti vini che viene prodotto nel Friuli Venezia Giulia, non solo qui nel Pordenonese ma un po' in generale, soprattutto per quanto riguarda l'esportazione, perché vi devo dire che qui nella zona non è che sia molto apprezzata, cioè non è un vino molto così richiesto, non so per quali motivi, io sinceramente, perché secondo me è molto buono e riesce molto bene qua, ma si riesce a esportare molto bene soprattutto negli Stati Uniti.
noi riusciamo anche a mandarlo un po' in Giappone, quindi abbiamo anche un export abbastanza importante in Giappone perché è conosciuto ed apprezzato. Per quanto riguarda l'abbinamento, io direi che forse è meglio assaggiare il piatto, magari dopo due parole e poi ne parliamo, sì, perché così vediamo meglio, con magari sentiamo anche qualche opinione da parte del pubblico gentilmente arrivato. Grazie intanto e buon appetito. Grazie, grazie per la volta. Adesso fra poco sarete serviti. Allora, nel frattempo, in attesa che vi vengano serviti i gnocchetti, facciamo l'impiattamento del gnocco in due versioni. Allora, il gnocco fatto al cucchiaio, abbiamo insaporito con del burro, della salvia e del timo, e lo disponiamo sul piatto liscio, piano dandogli un po' una forma.